A questa manifestazione sono stati invitati a partecipare sia i dipendenti della De Tomaso, in procedura fallimentare, sia i dipendenti della Pininfarina, oggi in cassa integrazione straordinaria per cessata attività produttiva. Il comune denominatore delle due aziende ci impone di ricordare a tutto il canavese la fine di un'era prestigiosa e chiediamo un'attenzione sociale, un impegno politico della zona per dare voce più di quanto sia stato fatto fino ad oggi. I vari stabilimenti della Pininfarina sono dislocati in aree molto distanti tra loro ed hanno avuto e hanno personale residente in zone che cominciano dalla bassa Valle d'Aosta fino a Torino metropolitana. Da questo si evince che le conseguenze occupazionali e la mancanza di reddito avranno ripercussioni sociali gravissime su tutto questo vasto territorio. Manifestazione davanti ai cancelli della Pininfarina qui a San Giorgio, perché la situazione è di stallo, ma questo stallo porterà i lavoratori ad esaurire quelli che sono gli ammortizzatori sociali senza una prospettiva futura. Esatto, perché abbiamo praticamente nella realtà canavesana che ha occupato negli ultimi 5-6 anni almeno 2000 posti di lavoro tra San Giorgio, Bairo e come zona canavesana, perché poi c'è ancora l'aspetto Pininfarina di Torino. Gli ammortizzatori sociali hanno permesso alle famiglie canavesane di sopravvivere fino ad oggi, ma a causa di, io lo chiamo lo spezzatino creato da Pininfarina, che ha generato 950 falliti, tra virgolette, in De Tomaso, dopodiché ci sono stati 127, tra virgolette, licenziamenti che ci saranno a fine ammortizzatori. Le famiglie hanno sopravvissuto, ma abbiamo delle scadenze, delle tappe importanti proprio nel 2013, per cui per quanto riguarda i lavoratori di De Tomaso che provenivano dalla Pininfarina con l'articolo 47, hanno la scadenza della cassa integrazione al 4 di luglio, per cui finita la cassa integrazione entreranno in mobilità e quindi vuol dire che lì sei completamente a terra, sono finiti gli ammortizzatori. E per quanto riguarda invece i lavoratori Pininfarina che erano rimasti, che erano stati salvati dall'articolo 47 del 2009, allora la cassa integrazione scade ad aprile 2013 e questa è la notizia di 2 giorni fa, hanno raggiunto i requisiti per poter ottenere i successivi 12 mesi che permettono di avere almeno una speranza di ricollocazione, perché poi l'obiettivo è la ricollocazione, non è l'ammortizzatore sociale. Per il momento sono sopravvissuti, però abbiamo necessità assoluta di ricollocare queste persone. Il problema è che poi il territorio canavesano è martoriato, lo vediamo dalla stampa, dai giornali, martoriato da fallimenti e cessate attività. Per il momento gli ammortizzatori hanno tenuto, diciamo, tutto in piedi e questa manifestazione noi l'abbiamo creata per dare un segno di solidarietà tra tutte queste persone, anche quelle che purtroppo non si sentono perché magari sono solo 20-30 dipendenti. Ma il vero nodo cruciale è la ricollocazione e in questa fase qua la ricollocazione, almeno per il canavese e Torino, la vediamo veramente difficile. Anche perché le prospettive per quanto riguarda proprio la Pininfarina, l'ha detto Tommaso, non ci sono, almeno sul tavolo oggi non ci sono. No. C'è soltanto un aspetto positivo che si è sempre un po', nella zona è sempre stato, diciamo, tenuto come, è stato pubblicizzato, perché comunque vada, da questo scempio della Pininfarina abbiamo un'azienda che è a Bairo, che era un ex stabilimento Pininfarina oggi in affitto, è uno stabilimento Pininfarina oggi in affitto a Bollore e Cecomp, dove fanno le auto elettriche. Queste auto elettriche danno lavoro a 60 canavesani e questi 60 canavesani lavorano grazie a un imprenditore francese che ha investito in Italia per produrre un veicolo elettrico a Parigi. Per cui se oggi abbiamo dei posti di lavoro dobbiamo ringraziare fuori dalle porte nazionali e a livello nazionale non c'è stata una pubblicità, si parla di Euro 0, 1, 2, 3, ZTL e noi abbiamo un'azienda qua in canavese che deriva da questa, diciamo, frittata e non viene per nulla sollecitata, spinta, incentivata, perché potrebbe dare uno sblocco. Roma, Torino, Milano, auto elettriche, si parla eppure siamo a raccogliere i cocci. E anche quando c'è qualcuno che investe nelle professionalità che abbiamo in questo territorio, siamo al palo.